se sei ancora convinto che il curriculum europeo funzioni portato in Inghilterra, sei un illuso. A maggior ragione adesso che c'è il Brexit. Vi ricordate tutti i video che ho fatto in precedenza dove vi dicevo assolutamente che non si deve utilizzare assolutamente il curriculum europeo? Ecco, adesso avete la prova evidente del fatto che in Inghilterra dell'Europa non se ne fottono una cippa lippa, ragion per cui pigliate il vostro curriculum europeo e stracciatelo in 10.000 parti. Fate un curriculum che sia lungo almeno 2 pagine, meglio se una, ma se due va bene ancora, dettagliato, con tutte le informazioni relative al lavoro, perché agli inglesi interessa molto di più quello che voi sapete fare rispetto alle vostre competenze su carta, perché quello che c'è su carta non necessariamente poi corrisponde alla realtà, ragion per cui è inutile le cazzate che inventate o che magari vi siete presi le lauree pagando i vostri esami e che poi non servono a un cazzo perché non sapete fare 2 più 2. Ok? Quindi un curriculum di una pagina, massimo 2, in un corretto inglese, nel giusto formato. Se non sapete qual è il formato, contattatemi nei link in descrizione o dappertutto. Oramai io sono social a 360 gradi. Troverete sul blog di Living London Way tutte le informazioni su come scrivere un curriculum perfetto. Non lamentatevi se poi dopo non trovate lavoro, anche perché è facilissimo, siete voi che non siete abbastanza informati sull'argomento.